50.000 spettatori alla prima prova di campionato, vinta in famiglia dalla Guzzi, la categoria 250, dominata da Lorenzetti a 109 di media. Trionfo della MV Augusta nelle altre due categorie, nella 125 con Copeta, vincitore a quasi 108 di media, e Sala e Colombo secondo e terzo. E nella categoria 500 con Bandirola sulla 4 cilindri che vediamo in gara, vincitore a quasi 126 di media, su tre rappresentanti della Girera, Alfredo Milani, Baldinocci e Liberati. Lotta serratissima per tutti i 36 giri, emozioni a non finire per la folla. Bandirola ha vinto. Dopo una sigaretta, l'abbraccio degli ammiratori. Così si conclude la trionfale giornata della MV e dei suoi valorosi centauri.